castello per l'appunto risale dal XIII secolo, inizio circa 1208, ed è il mastio che noi osserviamo qui dietro di noi, della prima parte realizzata del castello intero. C'era il fossato d'intorno a proteggerlo, era così elevato perché la famiglia Pallavicino doveva mostrare la propria potenza sul territorio, non va scordata che è la prima struttura visibile in chilometri e chilometri in quegli anni. Doveva anche altresì osservare il più possibile a valle lungo il torrente Ceno, perché il nemico, qualora fosse arrivato in queste terre, avrebbe sempre sfruttato il torrente Ceno per risalire fin da noi. Certo. E a quel punto lo adoperarono anche come sede per amministrare le terre qui. Di conseguenza al piano terra avremmo trovato le prigioni, al primo piano avremmo trovato la stanza del giudizio, al secondo piano avremmo visto gli alloggi del castellano e poi quelli delle guardie con i magazzini e i camminamenti. Grazie, proseguiamo allora a vedere il cortile. Come abbiamo visto il mastio come struttura dell'inizio del XIII secolo, la corte invece si sviluppa nei primi anni del 1400. Il nucleo di base viene realizzato dai Visconti, quando poi divengono proprietari di questa struttura, per quanto la corte che invece adesso osserviamo sia poi migliorata nella forma da Rolando Pallavicino il Magnifico, verso la metà del medesimo secolo. Si può notare bene, se si inquadrano le pietre angolari, come faccio a dire, se lei guarda queste pietre, queste sono aggiunte, che hanno queste fatto. No, queste sono il limite originario della corte, perché inizialmente tra il mastio e la corte c'era il fossato difensivo che venne rimosso, che è stato rimosso successivamente, quindi per passare dalla corte al mastio si poteva utilizzare solo il ponte levatoio. Tutto Varano è un elemento non tanto di rappresentanza sul territorio, ma di dominio sul territorio. Se conquistavi la struttura, automaticamente eri il signore delle terre qui d'intorno. Non va dimenticato di fatto che Varano è un marchesato della famiglia Pallavicino, cioè il territorio di confine che permetteva poi di estendere le merci e quindi le tratte commerciali verso la Lumigiana e quindi la Toscana e la Liguria. Sappiamo che qui fate degli eventi culturali, li fate molto spesso? La cadenza è in circa 1-2 al mese, nella parte che va sempre poi da marzo fino a ottobre-novembre del medesimo anno. Purtroppo l'inverno il castello non è attrezzato per l'apertura. Gli eventi si distinguono sempre in ambito culturale o in ambito ludico-culturale. Ludico perché si cercano attività notturne come possono essere gli escape, come possono essere i cluedo, dove divertendosi con un gioco investigativo all'interno della struttura si ha anche dunque la scusa poi per visitarla in toto. Benissimo. Prego. Luca. Bravo Luca, complimenti. Grazie. Per il tuo lavoro, grazie tante. È stato un piacere conoscervi. Poi passate a trovarci. Senz'altro, grazie.